Benvenuti in Chiesa Live. Questi sono i programmi di oggi. Alle ore 15:10 il Kyrie TG. Alle ore 16:05 la Santa Messa, celebrata da Don Matteo e Don Diego. Alle ore 17 i ministri dell'Eucaristia. Alle ore 19:30 una vita consacrata. E alle ore 21:13 la Bibbia, seconda parte. Ma ora, in diretta dalla parrocchia di San Giorgio Martire in Castagnero, va in diretta il Kyrie TG, il programma per tutte le famiglie e i ministranti in ascolto. Conducono Beatrice Franzan ed Elena Tonin, con la regia di Joel Corbolino e Marco Costalunga. Buona visione a tutti. La risposta è sì. La parrocchia di Castagnero è una grande famiglia, riunita a partire da noi chierichetti, fino ad arrivare al coro. Fa parte di un'altra grande famiglia, che è l'unità pastorale, composta da quattro parrocchie, Castagnero, Bosco, Nanto e Villa, a capo di Don Diego De Rossi e Don Matteo Lucetto. L'unità pastorale iberica si trovano vari gruppi come i giovanissimi e la CR. Ciao Kyrie TG! Ecco la nostra famiglia, la linea va allo studio per un ampliamento. Grazie Gloria! Adesso ascolteremo le interviste fatte da alcuni appartenenti all'unità pastorale iberica. Anche la nostra unità pastorale, come dice Gloria, è una grande famiglia formata da quattro parrocchie, riunite sotto il nome di Gesù. Per essere una famiglia, anche l'unità pastorale deve essere unita come farebbe una famiglia. Il servizio a cura di Giorgia Carli e per Sebastiano Costalunga. Ed eccoci qui, siamo con Carla, il ministro dell'Eucaristia. Allora Carla, tu pensi che l'unità pastorale sia una grande famiglia? Sì, l'unità pastorale è una grande famiglia per necessità naturalmente, perché la mancanza di sacerdoti ha dovuto istituire questo organismo che si chiama unità pastorale. E questa grande famiglia appunto che si chiama unità pastorale ci aiuta ad aprirci progressivamente agli altri e alle altre parrocchie appunto per questo tipo di necessità. Quindi, secondo te, anche la Chiesa è una famiglia? Sì, la grande famiglia dei cristiani. La Chiesa è la grande famiglia dei cristiani. E tu, in che parte della famiglia ti identifichi? Beh, io come ministro del straordinario della comunione, oltre al servizio che porto alla comunità, mi posso identificare come una sorella maggiore. Perfetto. Diciamo. Ok. Ecco. E qui abbiamo finito la prossima intervista.
Buongiorno a tutti, siamo qua con il sacresano di Villa Ganzerla, Antonio, e volevamo chiederle se secondo lei l'unità pastorale è una famiglia. Sì, una famiglia allargata. E la Chiesa secondo lei è una grande famiglia? Sì, dovrebbe più che tutto essere una grande famiglia, perché se partecipa sì, no? E in questa famiglia, se dovesse identificarsi, come si descriverebbe? Come il nonno di Chieti, visto in mia età. Ecco qui un'altra intervista. Siamo qui con Anna, che è? Sono responsabile giovanissima unità pastorale e aiuto Chirichetti della parrocchia di Nanto. Perfetto, Anna. Allora, la prima domanda. Tu cosa ne pensi dell'unità pastorale come una grande famiglia? Allora, penso che sia una cosa molto bella e soprattutto necessaria, visto che comunque i parroci sono sempre meno e succede spesso che arrivi un parroco, due per tre, quattro parrocchie, come è successo da noi. All'inizio non è stato facile, soprattutto far collaborare quattro parrocchie diverse, però penso che ora stia funzionando bene, soprattutto a livello di giovani e anche di bambini. Vedo che tra catechismo, gruppi giovanili, cioè le cose ormai sono ingranate. E si collabora proprio come una famiglia, ci si vuole bene e ci si aiuta. Sì. Perfetto. Quindi, secondo te, anche la Chiesa è una famiglia? Beh, direi proprio di sì. Penso che sia una delle famiglie più grandi. Intendo Chiesa soprattutto come parrocchia, come unità pastorale. È un luogo dove ti senti proprio a casa. Il fatto che tanti giovani si ritrovino a far gruppo oppure anche a partecipino al coro o alle iniziative come Chirichetti, a far servizio, cioè secondo me è proprio la voglia di stare assieme, come succede in famiglia, il bello di ritrovarsi, di chiacchierare un po', cioè non è un dovere, è proprio un piacere. E il piacere succede solo quando ci si vuole bene o come tra familiari. Sono molto d'accordo. E un'ultima domanda. Tu in che parte della famiglia, quindi della Chiesa, ti identifichi? Penso, non sono sicura, però la mia sensazione è quella di funzionare un po' da collante. Il fatto di collaborare con i giovani di tutte le unità pastorale o anche con i Chirichetti, è proprio il fatto di cercare di far unire il più possibile questa famiglia. Perfetto, e ci troveremo ad un'altra intervista. Buongiorno a tutti, siamo qua con il ministro straordinario della comunione, Sonia, e volevamo chiederle se secondo lei la Chiesa è una famiglia. Sì, la Chiesa è una grande famiglia, di cui tutti facciamo parte. E l'unità pastorale, secondo lei, è una famiglia? Sì, dovrebbe essere una famiglia, certo che magari alle volte si fa proprio un po' fatica a capire questo, a essere uniti come una famiglia proprio. Se dovesse identificarsi in questi termini, come si descriverebbe? Una figlia di questa famiglia. Arrivederci. Ciao, eccoci qua con Serena, animatrice del gruppo Giovani. Serena, volevamo chiederti, secondo te l'unità pastorale è una famiglia? Io credo proprio di sì, che sia una grande famiglia, la quale tutti devono contribuire a fare progetti e aiutarci. Credo che sia una famiglia proprio perché credo nella mia famiglia, all'interno della mia famiglia ci si aiuta, facciamo tutti fanno qualcosa per poter stare bene e anche all'interno della nostra comunità questo collaborare perché i giovani ci siano varie attività all'interno sempre della nostra comunità. Ad esempio anche i Chirichetti che vengono
gestiti, ci sono varie tante cose che fanno e credo che sia una cosa fondamentale. Volevamo anche chiederti, secondo te la Chiesa è una grande famiglia? Beh, ce l'insegna Gesù, io credo proprio di sì. La Chiesa, noi uomini non possiamo vivere singolarmente, ma abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Quindi, se siamo una famiglia, tu all'interno di questa, con che ruolo ti identifichi? Ma mi identifico come mamma. Sono una persona un po' iperprotettiva e verso i giovani, verso i ragazzi, mi sento una grande mamma. Io sono quella che sguaina la spada e, come da buon cavaliere, colpisce. Ecco. Ok, grazie mille. Ma questa famiglia ha avuto un nuovo membro, Don Matteo, intervistiamolo. Io sono proprio entrato in una famiglia grande qui, questa famiglia dell'unità pastorale iberica, e è bellissimo, non è una piccola famiglia, famiglia grande, famiglia di famiglie. E sono appena stato a un mercatino organizzato da altre persone e ho incontrato tante persone anche adesso. E per me essere aperto vuol dire stare un po' in mezzo alla gente, conoscere le persone, stare un po' vicino alle persone magari più in difficoltà, e per trovare qualcuno in casa malato e portare un messaggio di speranza alle persone. E la bellezza è che la parrocchia si incontri sulle tante difese, no? Dei grandi, dei vecchi, chi sta bene, chi sta male. Allora, non essere aperto vuol dire proprio essere una persona vicina alle persone. Poi la domenica poter usare la parola di Gesù, che è una parola bella, che rincuora, che dà forza, dà speranza. Ecco, quindi va bene, insomma. E poi, non so, qualche altra domanda. Che ruolo ha? Che ruolo? Io sono, non da solo, ma sono con Don Diego. Lui è il parroco e io sono il suo cappellano. Il mio ruolo è proprio di aiutare Don Diego. E lui è la responsabilità della cappellano. Invece io diciamo la sua spalla e il ruolo è un po' quello di affrettarlo, di collaborare con lui e di seguire un po' le parti comunitarie, un po' organizzare la vita delle comunità sia castigli ai gruppi e alle persone. Io sono soprattutto però il settore dei giovani, quindi l'azione cattolica e dalla PR, i giovanissimi e i giovani, poi gli editori e poi seguo il tipo delle lettere. Ecco un po' quello del mio settore specialistico. Una bella esperienza che posso raccontare è che stiamo facendo nel tempo di avvento un lucernario per la preghiera serale, quindi qui sono partecipando molte persone e una preghiera semplice che dura mezz'ora, dove c'è una testimonianza di qualcuno della parrocchia. E ecco un modo per prepararsi per prendere tutto. Ecco il prete anche una persona che fa tanta fatica, e poi tante persone di buona volontà le realizzano. Uno che fa lavorare. Ecco, hai anche tu. Proprio così. Ho studiato la prova. Allora posso
fare un saluto ai responsabili del team, cioè Donatello e Stefano Piccolo, che sono delle grandi. Buongiorno carissimi, siamo qui con Maria Ozzi per il nostro telegiornale. Allora, prima domanda, perché hai deciso di essere una catechista? Non ho deciso di essere una catechista, ma ho obbedito alla chiamata del mio parroco a fare il servizio di catechista in parrocchia. Molto bene. E secondo te l'unità pastorale è una famiglia? L'unità pastorale è una famiglia allargata in cui il parroco serve più parrocchie e in tutti lavoriamo per bene di tutta la comunità a salvare i testimoni di Gesù. E quindi anche la Chiesa la ritiene una famiglia? La Chiesa è una famiglia enorme, grandissima, perché in qualsiasi parte del mondo tu vai, trovi Gesù, trovi la messa in cui vengono recitate le stesse identiche preghiere in molte lingue diverse. Quindi è una famiglia multirazziale, multietnica, ma che ha un solo unico Dio. E tu in che parte, in che famiglia ti identifichi? Beh, nella famiglia cristiana, nella famiglia come servizio mi sento a essere testimone. Non degno tante volte della parola di Dio, ma cerco di fare il mio meglio possibile con i ragazzi e con tutti. Molto bene, avete sentito l'intervista e ora in studio. Grazie Giorgia. Una parrocchia è una famiglia, è questa l'affermazione di Don Diego sul tema della famiglia, il servizio a cura di Gualtieri Cetti. Eccoci qua con Don Diego. Don Diego, secondo te l'unità pastorale può essere una grande famiglia? Se una famiglia anche nei momenti di difficoltà deve crescere, certamente può essere una grande famiglia. E anche la parrocchia può essere. Può essere una famiglia perché ci sono un po' tutte le situazioni che ci sono nella famiglia. C'è chi dà la vita, chi genera, chi fa crescere, chi dà accoglie, chi si rende partecipe attivo nella vita della famiglia. Io penso che è importante poi che, come avviene nella vita di una famiglia, ci sia chi è papà, chi è mamma, ma che poi anche loro scoprono di essere fratelli. Camminano insieme con i figli e con le altre persone. Ecco, credo che il grande dono che ci ha fatto Gesù è stato quello di insegnarci ad essere una famiglia di fratelli che si fidano del loro papà. E la parrocchia è questo, una famiglia con le diversità, con i doni, con le cose più belle e anche le cose più faticose. Però sì, è una famiglia. Lo avete sentito? Questo è tutto, grazie, arrivederci, a voi in studio. Per oggi è tutto, vi auguriamo una buona giornata da Beatrice Elena. Arrivederci! E famiglie in ascolto da PRTG. Un saluto da Beatrice. Ed Elena, la notizia di cui parleremo oggi sul sito è sul sito. Vai dietro, vai via! Grazie, Mattia. Parlando di famiglie, ecco cosa ne pensano. Ecco cosa ne pensano. Ah, cazzo, era giusto. Oddio, ma sto registrando. Grazie Mattia. Parlando di famiglie, ecco cosa ne pensi delle famiglie del Sinodo e della domanda che abbiamo fatto all'inizio. E come sono le famiglie di un tempo e come... Questo è quello che pensano le nostre famiglie. Per oggi è tutto, vi auguriamo una buona giornata.
da Beatrice Elena. Arrivederci. Non va mica più indietro di così, non dezooma di più. Ecco un'altra intervista. Siamo qui con Anna, che è responsabile. Alleluia.